Buona giornata. Oggi parliamo di un problema un po' particolare. Mi è stata fatta una domanda, mi è giunta una domanda da un lavoratore, Giovanni, che è ormai vicino alla pensione e sta facendo i conti, raccogliendo i propri pezzi di lavoro per capire se questo difficile calcolo, quando in modo particolare potrà andare in pensione, potrà fare domanda di pensione. E questo signore mi segnala che si è trovato nella propria carriera previdenziale, propria storia previdenziale, dei buchi, cioè dei periodi in cui lui ha lavorato, ma i contributi non sono stati versati. Cosa fare? Primo, Giovanni l'ha già fatto, ma chiunque di noi deve tenere sotto controllo la propria posizione previdenziale, evitare di arrivare a ridosso della pensione e dover porre un problema di recupero di contributi che non sono stati versati. Come fare a controllare? Andando presso una sede INPS a fare un controllo della propria posizione previdenziale, ma soprattutto chiedendo all'INPS, attraverso modalità telematiche, andando direttamente alla propria sede INPS, di poter avere il PIN, cioè quel codice di accesso che consente al lavoratore di andare nel sito INPS e controllare la propria posizione. Come è successo a Giovanni, a volte succede, e non raramente succede, che uno si trova di fronte a dei periodi che non sono coperti da contribuzione. Si trova dei buchi. Come fare a recuperarli? E fino a dove è possibile recuperarli? Allora, innanzitutto bisogna distinguere due ipotesi. Periodi di lavoro molto vecchi o periodo di lavoro recenti, sto sempre parlando di periodi che risultano non coperti da contribuzione. Se i periodi non coperti stanno dentro agli ultimi 10 anni, il lavoratore può, insomma, è chiaro, non è che è obbligatorio, però è suo diritto e interesse andare alla sede INPS e fare una formale segnalazione, una formale denuncia che i contributi non sono stati versati in quel periodo. È chiaro che l'INPS gli chiederà di documentare quel periodo e il lavoratore dovrà portare documentazione cartacea, buste paga, libretto di lavoro, quant'altro che possa documentare il proprio periodo di rapporto di lavoro, ma va fatta la denuncia all'INPS. Come? Sanno tutti che i contributi si prescrivono in 5 anni. Sbagliato, sbagliato. Entro 5 anni si prescrive il diritto dell'INPS di intervenire nei confronti dei datori di lavoro, ma non se c'è una denuncia del lavoratore. A fronte di una denuncia esplicita del lavoratore, l'INPS interviene fino a 10 anni prima di contributi. Quindi attenzione, entro i 5 anni l'INPS ha un diritto di uscire in maniera ispettiva, cioè col proprio ruolo ispettivo, non occorre neppure una denuncia, ma ha diritto e suo ruolo anche di intervenire e controllare la regolarità della contribuzione. Oltre i 5 anni l'INPS non interviene più, ma interviene fino ai 10 anni se il lavoratore fa denuncia. È di tutta evidenza che anche dentro i 5 anni, se uno ha avuto dei periodi non regolarizzati, non coperti o quant'altro, magari l'INPS non ne sa nulla, e magari l'INPS non esce perché non ne sa nulla, per cui comunque non è che dice sono nei 5 anni, aspetto, no. Appena uno si trova a un buco contributivo, fare la segnalazione.
Il problema è più delicato quando invece sono contributi molto vecchi, oltre i 10 anni. Qui è tipico della persona che ha lavorato facendo il garzone, come si diceva una volta, in officina, poi magari ha fatto il concorso, ha fatto militare, dopo ha fatto un concorso in un'azienda più grande, come avveniva tanto tempo, fino a non molto tempo fa, c'era questa esperienza, questa tradizione di avere una fase iniziale in aziende piccole, molto piccole. Molte volte queste situazioni il lavoratore si trova che quei periodi, quando era molto giovane, faceva l'aiutante, il manovale, il garzone, come si diceva una volta, non sono coperti da contributi. Quei periodi sono recuperabili attraverso una procedura particolare, cioè il lavoratore, se è in grado di provare, cioè di documentare con documenti cartacei per iscritto, quel periodo, fossero delle buste paga, ma anche semplicemente dei prospetti paga, in qualche modo degli ordini di servizio, delle cartellini di timbratura, in qualche modo documentare, il periodo di lavoro può chiedere all'INPS di riscattare quei periodi. Cioè, in buona sostanza, io documento di aver lavorato un anno, quell'anno non mi è stato coperto, io chiedo all'INPS di poterlo riscattare. L'INPS emette, dopo qualche tempo, non moltissimo, sono abbastanza rapidi, ma qualche settimana, emette un provvedimento in cui ammette la possibilità di riscatto, ma anche fa un calcolo di oneri. Cioè, in buona sostanza, il lavoratore paga i contributi che non sono stati versati. Può essere anche pagati a rate, ma sono contributi, devo dire, anche piuttosto cari. Ma il problema più interessante è che il lavoratore può chiedere, può non pagarlo, se lo ritiene di non riuscire a pagarlo, di non averne interesse a pagare per quel periodo, ma può chiedere al vecchio datore di lavoro di risarcirgli quel danno che lui ha subito, anche se sono passati molti anni. Attenzione, è di tutta evidenza che la prima cosa che l'avvocato che a quel punto farebbe una causa di risarcimento chiederà è se il vecchio datore di lavoro esiste ancora, la vecchia azienda esiste ancora, perché è chiaro che se è sparito tutto non è più introvabile, non puoi chiedere un risarcimento a nessuno. Ma se il datore di lavoro esiste ancora, o anche i suoi eredi, nel caso in cui l'azienda esiste ancora, anche se ha cambiato nome, a quel punto il lavoratore può chiedere il risarcimento del danno subito per la perdita di un periodo di contribuzione. Ma come? Ma non è prescritto, qualcuno mi potrebbe dire? La prescrizione in questo caso decorre, per giurisprudenza conforme, da quando l'INPS nega al lavoratore la pensione, perché non ha al buco contributivo, o gli dà una pensione inferiore. E quindi da quando uno fa la domanda di pensione, quindi uno può tornare indietro anche di molto tempo. Non è quindi tanto un problema di prescrizione, quanto un problema di effettiva capacità di recuperare il vecchio datore di lavoro che ha omesso di pagare la contribuzione e che a distanza di anni e di molti anni non sempre è recuperabile il vecchio soggetto imprenditoriale. Grazie.